Al castello di Meseberg, vicino Berlino, nella residenza del governo tedesco, incontro bilaterale tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. In agenda le riforme dell'Unione Economica e Monetaria Europea, il rafforzamento delle frontiere ed ovviamente la questione delle politiche migratorie. Crediamo in una risposta europea alla sfida della migrazione, una sfida che non scopriamo certo oggi o la scorsa settimana, ma siamo chiaramente determinati ad agire tutti insieme. In Europa servono più sovranità, più compattezza, più coordinamento. Una buona giornata per la collaborazione franco-tedesca, ha spiegato Angela Merkel. Vogliamo lavorare in modo coordinato, preferibilmente a livello europeo, che non è facile, motivo per cui possiamo anche avere una cooperazione singolarmente con alcuni paesi, ma il nostro obiettivo rimane avere una risposta comune. Vogliamo evitare che l'Europa si divida, sosteniamo le proposte della Commissione, il rafforzamento di Frontex e accoglieremo le valutazioni dell'Italia sulla migrazione, un paese particolarmente a rischio. Ora la roadmap prevede l'appuntamento con tutti i paesi dell'Unione al Consiglio europeo di fine giugno per dare il via a tutte le riforme e per dare tutte le risposte che richiede questo momento così delicato.